Avvocato Fresco, una carriera invidiabile, me lo lasci dire, una vita intensa, penso ricca di soddisfazioni, poi l'avvicinamento al mondo della sofferenza e la fondazione, e questa è una bellissima cosa, del Fresco Parkinson Institute. Come mai? Come mai? Beh, insomma, la storia l'ho raccontata prima, è nata con una cosa molto triste, la malattia di mia moglie, che mi ha portato a capire meglio le caratteristiche di questa terribile malattia, perché porta sofferenza. Noi siamo tutti condannati a morire, una cosa o l'altra, però ci sono maniere, diciamo, più facili per passare a un'altra vita e maniere un po' più difficili. Il Parkinson comporta un brutto percorso. È per questo che io mi concentro più sul lenire la sofferenza, migliorare la qualità di vita delle persone che soffrono di questa malattia, che secondo me è quasi più importante che risolvere la malattia in se stessa. Intanto ci sarà qualcos'altro che poi ci uccide, l'importante è non essere uccisi male. Sì, è vero. Lei ha detto una cosa molto bella, l'amore è condivisione, ce lo spieghi? Ma vede, io sono partito come tutti a pensare che l'amore è simboleggiato rappresenta il rapporto fra due persone che hanno un contatto anche fisico, sessuale, diciamo. E così nasce quando uno si innamora, eccetera. Poi ho capito che la verità è che l'amore vero, quello profondo, aggiunge una caratteristica che poi diventa la prevalente quando la gente invecchia, lo stimolo fisico si riduce, l'abitudine allo stesso è un deterrente, è come l'affetto placebo, nocebo, diciamo così. E quindi cambia la situazione. Quello che invece permane, diventa prevalente e importantissimo, è la condivisione. E quando uno perde una persona che ha amato, quello che perde è soprattutto la capacità di condividere. In quel momento si rende conto quanto questo sia la cosa più importante. E c'è il vantaggio che si capisce come c'è l'amore filiale, l'amore materno, l'amore fra gli amici. Quante esperienze si condividono con un amico è normalmente un'indicazione di quanta l'amicizia sia profonda. Ha detto una cosa bellissima. Adesso torniamo nel concreto. Il suo Fresco Parkinson Institute, che cosa fa esattamente? Ma siccome le risorse nostre sono limitate, noi abbiamo pensato di concentrare, intanto di evitare di reinventare la ruota, e quindi noi vogliamo semplicemente aiutare a fare meglio quello che i centri neurologici già all'avanguardia stanno già facendo adesso, e quindi noi assolviamo una funzione supplettiva e non sostitutiva e non antagonista a quello che già succede. Questo è, diciamo, il nostro concetto di base. L'altro concetto di base è che noi pensiamo, come dicevo prima, che non fosse a lei, ma insomma, che la cura degli effetti, diciamo, negativi sulla qualità di vita sia altrettanto importante come la scoperta del farmaco che debellerà la malattia. E penso che soprattutto per chi ha sofferto indirettamente degli effetti negativi della malattia del Parkinson, la necessità immediata è quella di cercare di lenire le sofferenze e migliorare la qualità di vita. Se noi riusciamo a consentire a un parkinsoniano di superare quelle che sono i naturali
ostacoli creati dal Parkinson stesso sulla vita quotidiana, noi abbiamo raggiunto il risultato finale che è il più importante. Il più importante non è certo di raggiungere l'immortalità, perché quello non si raggiunge. L'importante, quindi, non è di debellare una malattia, salvo poi essere vittima di un'altra. L'importante è che durante il percorso della vita, che comporterà malattie, acciacchi, problemi, il decadimento fisico, che è inevitabile, vediamo di migliorare la qualità di vita della gente durante questo percorso. Giusto così. Grazie. Grazie a lei.